La Camera di Commercio, sin dal suo insediamento, ha preso in grande considerazione l'aspetto del turismo, diciamo turismo in senso lato. Turismo cosa significa? Turismo significa ricettività, significa enogastronomia, significa un insieme di tante attività che portano poi a definire un prodotto turistico. In questo momento in cui l'attività industriale è in grave difficoltà, anche il turismo brianzolo, che è sempre stato naturalmente legato al mondo degli affari, sta soffrendo in un modo particolare. Questa crisi però porterà in evidenza aspetti che sono stati sino adesso trascurati, e mi riferisco soprattutto agli aspetti turistici o dei servizi. Cioè probabilmente passeremo da un'impresa prettamente, da un settore prettamente industriale, anche a un sistema più attento ai servizi, tra questi proprio il mondo alberghiero, ma il mondo turistico. Per questo abbiamo bisogno di prodotti turistici da vendere, abbiamo bisogno di sovrastrutture che ci sostengano questo impegno. La Camera di Commercio, con questo obiettivo di valorizzare il turismo, ha messo in piedi diverse attività, tra cui per ultima abbiamo sponsorizzato un evento che dal nome Emerge, cioè è stato premiato il giovane chef più emergente del nord Italia. Questo perché di questo evento? Perché ha permesso che si parlasse di Monza, della provincia di Monza che si è istituita. Ricordiamo che tra i compiti principali della provincia c'è il turismo, oltre che anche il problema della viabilità. Comunque, con Emerge abbiamo dato visibilità al territorio, abbiamo, con i media, il successo di pubblico che ha avuto, abbiamo messo in evidenza quei prodotti tipici, pochi per effetti, in effetti, perché Madre Natura non è che sia stata molto generosa con noi, non ci ha dato il tartufo che c'è ad esempio nelle Langhe, dove sono stato proprio l'altro giorno, però comunque abbiamo dei prodotti molto, molto interessanti che dobbiamo valorizzare. Il valorizzare poi tutto il sistema di enogastronomia è fondamentale, perché ricordiamoci che l'enogastronomia fa destinazione, il cliente si muove anche per andare in una certa regione dove sa che ci sono buoni ristoranti, ci sono buoni prodotti, zone dove può meritare anche la visita per un weekend. Quindi ci sono fior di comuni, piccoli paesi che sarebbero sconosciuti al mondo, ma sono conosciuti perché sono magari sede di un ristorante stellato. Quindi il ristorante stellato fa diventare la zona destinazione. Questa è la cosa importante. L'impresa è nata e si è sviluppata in questa terra che va da Carate, però arriva fino all'Alta Brianza, dove alcuni rappresentanti qui che vedo dopo appunto un episodio, è caratterizzato esattamente dal fatto di essere un grande distretto industriale che ha fatto della qualità e dall'altra della capacità di essere imprenditori, cioè di intraprendere, di vincere questa sfida, il suo punto di forza. E allora questa iniziativa di valorizzare finalmente anche con una guida, una rete, con un marchio i nostri, la qualità anche culinaria della ristorazione di questa terra, credo vada. Abbiamo mappato tutti i ristoranti che sono presenti a Monza e Brianza, e sulla base di autocandidature, raccogliendo le informazioni proprio direttamente dalle ristorazioni, abbiamo costruito questo prodotto editoriale. 35 di questi ristoranti hanno avuto il marchio di qualità ospitalità italiana, il marchio dell'ISNAT, con un lavoro proprio di attenzione al territorio, e il nostro incaricato Marco Scardovelli, che poi vi racconterà nello specifico la guida, come funziona e come consultarla, è venuto ed è andato da ciascuno dei ristoratori per conoscere meglio la realtà e capire davvero la qualità che ciascun ristorante presenta.